Oltre 70 opere e 3 musei, un solo titolo per tre mostre che nascono dal desiderio di mostrare la varietà, la complessità e la profondità della pratica artistica di Ettore Spalletti, uno dei maestri dell'arte contemporanea italiana. Un giorno così bianco il titolo della personale che sposta contemporaneamente a Torino, Roma e Napoli, dove è stata curata da Alessandro Rabottini e Andrea Vigliani, direttore del Madre. Un grande viaggio anche nella storia dell'arte, in modo particolare nella storia dell'arte italiana, perché nelle opere di Spalletti ritornano con una sintesi straordinariamente contemporanea, straordinariamente elegante, direi sublime, Leonardo con la sua prospettiva aerea, Piero della Francesca con le sue geometrie simboliche, i fondi oro della pittura bizantina e alto medievale, fino ad arrivare ai grandi campioni dell'arte moderna che hanno cercato in qualche modo di farci penetrare il segreto della realtà, da Cézanne a Kandinsky, a Matisse, a Mondrian, fino ad arrivare appunto a questo grande maestro contemporaneo che è Ettore Spalletti. Il desiderio di Spalletti è quello di toccare tre luoghi distanti tra loro, tre musei in un solo momento, come un'unica mostra declinata in tre sale in tre città diverse. I tre percorsi espositivi sono stati concepiti dall'artista in stretto dialogo con gli spazi dei musei e raccontano ogni aspetto dell'opera, percorsi non legati da un filo cronologico ma dalla suggestione provocata dalle sue opere, dall'esplorazione dei colori e dalla profondità degli ambienti. Nord, centro e sud insieme, quindi, che forniscono la più completa retrospettiva in assoluto dell'artista, che si concede ai nostri microfoni e parla del legame con la città partenopea. Così, a Napoli sto sempre bene, ma questa volta che Napoli ha occupato anche così, oltre ha occupato anche attraverso il mio lavoro, la presenza nella città, per me è stato ancora più straordinario. Napoli è un po' come, per me è una cosa speciale, perché amo molto questa città, ma amo la luce che questa città regala i miei lavori, per cui il colore si raddoppia nella qualità ma anche nella sensibilità. Adesso spero che la mostra piaccia, il mio lavoro è fin qui e sono stato veramente molto bene.